Ta-da! Buon pomeriggio, ben ritrovati a Tada, il vostro magazine del pomeriggio. Tantissimi argomenti anche quest'oggi, ve li voglio un po' così riassumere, elencare: salute, bellezza, benessere, fitness, chirurgia plastica, chirurgia estetica e anche medicina estetica. Insomma, oggi ce n'è davvero per tutti e ho uno studio bellissimo, ricchissimo, che adesso comincio col mio solito tour a presentarvi. Vado qui alla mia sinistra da due belle signore. Buonasera. Buonasera. Abbiamo Roberta ed Elisa, che sono due specialisti del benessere naturale, vero? Sì. Una è naturopata, alzi la mano, naturopata, eccola, la biologa, e l'altra è nutrizionista. Sì. Quindi, insomma, avete capito che in tema di natura, in tema di bellezza, qui insomma ci siamo, è già 1-0 per la formazione di Tada. Vado avanti perché laggiù ci sono i miei amati cuochi, anzi, per meglio dire, chef. Che meraviglia! Buonasera. Ma buonasera a voi! Buonasera. Ciao Enrico! Buonasera. Ciao cara, buongiorno! Allora siete qui, siamo pronti, Sì, guardate, sì, guardate che allestimento! Guardate che allestimento! Tutto in progress per la ricetta di quest'oggi della cucina di Tada. Molto, molto, molto gustosa. Vogliamo anticipare che cosa andremo a cucinare poi? Faremo il coniglio fritto su una crema di funghi cardoncelli con rigatino croccante e lamelline di fungo cardoncello fritto. Non leggerissimo, ma noi smaltiremo tutte le calorie in palestra e non ci sono problemi. Allora ragazzi, vi lascio perché voi intanto dovete iniziare il vostro lavoro a sistemare tutti gli ingredienti e poi torno da voi, Quindi arrivo, mi sposto di qua. Eccoci, arrivo e vado da Simone. Simone, vengo. Salve. Eccomi. Buonasera a tutti. Il nostro personal trainer della palestra Brutal. Palestra Brutal di Prato, aperta da poco, e quindi tutto bodybuilding, preparazioni fisiche, uomo e donna. Insomma, avete capito? Tutti i livelli. Non ci sono più scuse per stare lì sul divano a girare i canali. Sì, certo, fermate, state sul divano fermi con il telecomando in mano per guardare Tada, ma poi andate a fare ginnastica, perché insomma un po' di movimento fisico, senz'altro, quello va bene, non guasta. Nelle mani esperte, lo ricordiamo sempre. Senz'altro, sempre. Nelle mani esperte sicuramente. Io vado, continuo il mio tour, poi vengo da te. E vado qui dal mio dottore, buongiorno dottor Sera, Romano, Francesca. Anzi buon pomeriggio, insomma si può dire anche buongiorno. Buon pomeriggio. Allora, con te parleremo naturalmente di chirurgia estetica, di medicina estetica e soprattutto c'è un dato molto importante da analizzare, perché l'Italia è al quarto posto, pensate un po', nella classifica per quanto riguarda le richieste di interventi di medicina estetica e di chirurgia plastica. I dettagli del nostro servizio e poi li commentiamo insieme al dottor Romano. L'Italia ama la chirurgia estetica. A confermarlo sono i dati della Global Aesthetic Survey 2016 realizzata dalla ISAPS, Associazione Professionale Internazionale per la Medicina Estetica. Il report convalida il nostro primato. Siamo il quarto paese al mondo tra quelli che più spendono in ritocchi e refiller, preceduti da Stati Uniti, Brasile e Giappone, e nella top 5, dopo di noi, solo il Messico. Le cifre spese in questi cinque paesi corrispondono a metà della spesa globale per la chirurgia estetica. Nell'ultimo anno la spesa per trattamenti estetici, chirurgici e non è cresciuta globalmente del 9%, con un aumento del 45% delle labbra plastiche e del 22% per il rimodellamento dei glutei. Secondo quanto sostiene il sito Research and Markets, il valore del mercato mondiale della chirurgia estetica è attualmente di 20 miliardi di dollari e crescerà fino a raggiungere i 27 miliardi entro il 2019. La ISAPS punta il dito sulla formazione e sulla necessità di uniformare a livello globale protocolli legislativi di sicurezza e di formazione. L'Italia e la Francia rappresentano modelli d'eccellenza in Europa, con alcuni tra i professionisti più quotati nel settore. La situazione è invece precaria, dove la classe medica risulta poco qualificata e l'appeal della chirurgia estetica inizia a crescere. Qui è necessario intervenire rapidamente per evitare conseguenze drammatiche sui pazienti. Allora, dottore, confermi proprio un boom, no, di richieste di medicina estetica, ma anche di chirurgia? Diciamo che c'è stato un trend positivo a salire.
probabilmente dovuto a un sdoganamento della chirurgia estetica, ormai non è più una prerogativa di VIP ma di tutti. C'è anche una richiesta oggettiva di migliorare il proprio corpo dall'attività fisica e anche quando non ci si arriva tramite e mediante la chirurgia. Ecco, io sono un po' curiosa e vorrei sapere quali sono gli interventi, parliamo ora di chirurgia estetica, di chirurgia plastica, ma quali sono gli interventi maggiormente richiesti? Sicuramente nella top 5 è il seno, l'intervento della mastoplastica additiva o la mastoplastica riduttiva. Tutti gli interventi che riguardano rimodellamento del seno indubbiamente ricoprono forse il primo posto attualmente. Dopodiché c'è la liposuzione, che è sicuramente uno degli interventi più praticati e più richiesti al momento. Ecco, quindi liposuzione intesa come eliminazione delle cosiddette adiposità localizzate. Ecco, quindi un intervento, poi ne parleremo dopo, andremo un po' nello specifico per vedere quelle che sono anche le zone laddove si prestano, non arriva, ecco. O un po' con la dieta, un po' con l'attività fisica, allora qualcuno chiede un ulteriore aiuto ed ecco che subentriamo noi con la nostra professionalità. Insomma, laddove non arriva la natura c'è il chirurgo, quindi siamo a posto a 360 gradi. Dottore, ti lascio qui nel nostro bellissimo salotto, poi ritorno perché io devo fare questo giro e devo un po' spiegare appunto tutto questo concetto di salute e benessere a 360 gradi, perché è vero, sì, abbiamo il chirurgo, però ci vuole anche l'attività fisica, soprattutto attività fisica è importantissima, signori. E non ci sono scuse praticamente, assolutamente. Perché non si può essere pigri, vero? No, assolutamente, anche perché durante l'arco della giornata, senz'altro, o per lavoro di ufficio, comunque anche per qualsiasi attività un po' più sedentaria, senz'altro un'attività motoria anche di pochi minuti, 35-40 minuti, bene o male al giorno, sono comunque reperibili, insomma. Allora Simone, prima parlavamo nel dietro delle quinte di Tada dell'esigenza, o meglio della necessità di affidarsi comunque sia, anche quando si tratta di attività fisica, a mani esperte. Senz'altro, perché purtroppo chi nel mio campo conosce da anni, mastica da anni la cultura fisica, il bodybuilding soprattutto, sa benissimo che purtroppo parlano di sport pulito, di attività fisica pulita, anche persone purtroppo, ahimè, hanno di pulito ben poco, e quindi ecco, è importante senz'altro affidarsi a signori che comunque hanno la competenza per poterlo fare. Ecco. Allora, quando tu parli di attività pulita, che cosa intendi dunque? Senza l'utilizzo di sostanze chimiche, immagino? Sì, intendo senz'altro questa cosa qua, intendo più che altro appunto affidarsi a persone che possano garantire il vostro futuro, la realizzazione dei vostri sogni, le vostre aspettative, con metodi senz'altro naturali ovviamente, e che hanno comunque un presente ma soprattutto un passato degno di nota. Fidate sempre le vostre esigenze fisiche a chi comunque ha esperienza e ha la competenza per poterlo fare, altrimenti si incorre soltanto in problemi che possono essere sia di natura psicologica che ovviamente fisica. Quindi vale un pochino il detto che anche in questo campo, quindi nel fitness, nell'affidarsi alle mani esperte, bisogna anche un po' seguire il concetto chi più spende meno spende, quindi stando certi. Sì, bene o male oggi più o meno tutti, uomini e donne, vanno in palestra, sono abituati bene o male a tenersi in forma, quindi sanno di prassi più o meno come muoversi. Senz'altro essere accompagnati da figure competenti in questo percorso può aiutare senz'altro a raggiungere prima gli obiettivi. Ovviamente certo. Informatevi sempre, fate sempre domande a persone comunque competenti. Allora, a proposito di persone competenti che non mancano affatto nello staff della tua palestra Brutal, a cominciare da te, noi siamo venuti un po' a sbirciare quello che fai. Infatti io vi ho ospitato. Anche a capire qualche esercizio. Allora, gustiamoci questo servizio, perché poi lo torniamo qui in studio, lo commentiamo proprio insieme a Simone per capire, insomma, dove dobbiamo lavorare. Salve, allora siamo qui al Brutal Club a Prato e una dimostrazione tecnica di quella che è un po' propedeutica per la sala pesi. Cominciamo per esempio con un curling alternato seduto con manubri, quindi un concentrato per i bicipiti, uno dei più classici e storici del culturismo, ok? Un alternato, salita, discesa, salita, discesa, vedete bene? Ok, si va a lavorare in isometria completa,
quindi in questo caso si ha sia l'effetto di sviluppo sia una sorta di effetto pumping nella resistenza, ok? Quindi questo è, avete visto appunto, il curling manubrio concentrato sul seduto. Altrimenti si può andare a lavorare sempre sulle panche con i manubri. Un classico può essere per esempio le spinte che vanno a simulare un po' la panca piana, fatta però con manubri. E io vado in distensione e quindi una sorta di panca fatta con manubri, ok? Si va a lavorare la parte centrale del pettorale, ok? Ovviamente le quantità, le ripetizioni, i chili sono tutte da valutare in base al soggetto, però insomma l'esercizio è questo. Questo è completo, se no si può fare anche in trattenuta, per esempio mi stoppo, una sorta di fase negativa, sto 5, 10, 15 secondi e poi riparto, ok? Metto a posto. Un altro esercizio interessante che può essere comparativo allo squat, anche se poi effettivamente lo squat libero è quello che per il lavoro sui quadricipiti femorali è un po' più indicato, è questo. Quindi si parla della leg press. Ora viene qui, la eseguo leggera un po' per tutti. La posizione delle gambe è mediale, quindi né troppo alta né troppo bassa. Vado a spingere, apro. Ginocchi quasi attaccati al petto e torno su, quasi attaccati al petto e torno su. Si può anche qui lavorare per esempio nei vasti mediali, una sorta di sumo squat, sempre il solito movimento attaccato quasi con le gambe al corpo, o altrimenti un super concentrato, quindi con le gambe completamente unite, il movimento è lo stesso. Altrimenti, quando vedete quanti esercizi si possano svolgere, un lavoro sui polpacci di spinta. Quindi apro, chiudo in sicurezza e appoggio. Un altro esercizio interessante è sicuramente quello dei femorali. Io vado a lavorare la parte posteriore della gamba in isometria, quindi vedete in isometria svolgo questo esercizio, può essere completo per lo sviluppo oppure magari quasi del tutto completo per il pumping, ok? Quindi completo o meno, a seconda appunto del grado di lavoro che vogliamo svolgere. Tanti sono gli esercizi, ovviamente c'è il cambio gamba e quindi prima la destra poi la sinistra. Allora, tanti sono gli esercizi, qualcuno ce n'è fatto vedere, però sappiamo che poi ogni fisico, ogni persona ha delle sue esigenze, quindi se si affida a un personal trainer per avere, tra virgolette, la sua scheda, no? Quella che volgarmente viene chiamata scheda di allenamento personalizzata, cioè a ognuno c'è un po' il suo. Ti faccio delle domande un po' generali, no? Perché sono un po' delle curiosità. Quando per esempio si fanno gli esercizi in palestra con i pesi, si dice che si vuole allungare il muscolo, quindi non ingrossarlo, quindi lavorare diciamo sulla definizione e sull'allungamento. In genere le ripetizioni come devono essere? Brevi oppure allora, quando più lente? Si tratta di asciugare diciamo, quindi di trattare un po' la panoramica della definizione, ovviamente le serie sono sicuramente molto più lunghe e più estenuanti, quindi anche i tempi di recupero senz'altro molto più brevi, quasi nulli, soltanto un cambio peso, un cambio di esercizio, ma non è soltanto un discorso di allenamento vero e proprio quanto di alimentazione ovviamente, ecco. Senza l'alimentazione appunto non si raggiungono questi obiettivi. Te, caro Simone, non lo sai, ma mi ha dato un assist eccezionale per andare dalle mie dottoresse, perché ora io mi fiondo qui da voi, tanto che
Che cosa mi avete portato qui? Abbiamo portato una tisana da farti assaggiare più tardi. Più tardi si prende anche la tisana, quasi a fine puntata. Allora, abbiamo finito, ci rilassiamo un po'. Bene. E poi un po' di piante per far vedere cosa la natura ci offre. E la natura ci offre molto in termini di cibo, ma anche proprio di vere e proprie cure per il nostro corpo, per la nostra mente e anche per il nostro spirito. Insomma, madre natura, come sempre, ha mille risoluzioni. Allora, proprio nel principio secondo il quale noi siamo quello che mangiamo, è vero che dobbiamo seguire un ordine, una linea, che è appunto quella di rispettare anche nella nostra alimentazione quelli che sono i prodotti che madre natura ci offre a seconda delle stagioni. Allora, seguiamo il nostro servizio e poi torniamo qui perché con le dottoresse abbiamo molto di cui parlare. Da qualche anno le parole stagionalità e locale sono entrate nel vocabolario di chi fa la spesa quotidiana. Mangiare di stagione vuol dire prima di tutto mangiare saporito. Verdure fresche e raccolte secondo la loro maturazione naturale portano in dote al palato una ricchezza straordinaria e unica. Perché anche se di stagione in un altro paese o continente, le zucchine che porterai sul tavolo a dicembre avranno probabilmente viaggiato per giorni, oppure saranno state conservate a lungo in celle frigorifere. Ecco perché possibilmente va aggiunto anche l'ingrediente locale. In aggiunta, cambiare i cibi in tavola secondo le stagioni vuol dire diversificare in automatico l'apporto di vitamine, sali minerali e altri nutrienti di cui il tuo organismo ha bisogno. Oggi è vero, puoi trovare ogni tipo di prodotto alimentare in ogni mese dell'anno e proveniente da ogni paese. Questa disponibilità infinita però vuol dire sostenere costi maggiori che verranno inevitabilmente inclusi nel prezzo finale. Eccole le spese: maggiori spese per la produzione fuori stagione con additivi per la coltivazione oppure ricorrendo a serre riscaldate, costi di conservazione ad esempio nelle celle frigo in cui sono immagazzinati i prodotti per periodi più o meno lunghi in attesa di essere richiesti e spediti a destinazione, costi per il trasporto dalle regioni in cui il prodotto è di stagione fino a giungere al supermercato sotto casa, maggiori costi economici ma anche ambientali, un tir attraverso l'Europa con dei pomodori esotici e consuma in definitiva benzina e aria pulita. Quindi cibi locali e vicini, la filiera corta è la prima e miglior garanzia che i prodotti che porti in tavola siano davvero freschi e genuini. Allora, Roberta, tu sei biologa e naturopata e adesso sta finendo l'estate inesorabilmente, quindi ci accingiamo all'autunno, che è una stagione un po' particolare, no? Comincia a far buio molto presto, cambiano i nostri ritmi, siamo tornati al lavoro, non siamo più in total relax, ma insomma abbiamo tante cose a cui pensare. Allora, la natura quali rimedi ci offre per affrontare al meglio questa stagione che ormai insomma è qui? Allora, hai centrato proprio il punto. Se vogliamo curarci in verde, come dico io, è importante renderci conto che siamo molto soggetti ai ritmi della natura. Certe volte un po' ce lo dimentichiamo. Infatti l'autunno rappresenta la trasformazione. Ecco. Allora è interessante capire cosa succede dentro di noi per capire come seguire, no, gli impulsi e i messaggi che arrivano. In autunno abbiamo una trasformazione, le foglie cadono, cambia il clima, si abbassano le ore di luce, si abbassa la temperatura e il nostro corpo reagisce immediatamente. Certo. Il metabolismo cambia, il metabolismo aumenta, abbiamo più appetito, abbiamo voglia di carboidrati, abbiamo voglia di dolci, abbiamo voglia di cibi caldi e questo è, mi riallaccio anche a quanto hai detto prima, no? Ippocrate giustamente ha detto siamo ciò che mangiamo, ma siamo qualcosa di più, noi non siamo solo ciò che mangiamo, ma ci nutriamo di cibo ma anche di emozioni e di pensieri e quindi questo ce lo dimostrano, il clima e l'ambiente che ci circonda ci fanno avere dei desideri che poi si mutano anche in degli effetti fisici, la nostra ghiandola pineale produrrà più melatonina, questa melatonina fa sì che noi avremo più sonno, saremo più stanchi, ecco. E invece avremo meno serotonina, che invece è il neurotrasmettitore del buon umore. Certo, allora, a proposito di serotonina, visto che abbiamo anche la nutrizionista, quindi dobbiamo insomma... Si parla tanto di questi alimenti, no, che la contengono, perché ci sono degli alimenti che sono proprio ricchi di serotonina e che quindi ci possono aiutare ad affrontare meglio appunto questa stagione, considerata un po' abbinata ovviamente al concetto di caduta delle foglie, quindi già di per sé insomma qualcosa vorrà dire. Che cosa possiamo mangiare per sentirsi meglio, più sereni?
Allora, innanzitutto farei una precisazione, che la serotonina è un neurotrasmettitore, ecco, che non è che si produce da sola, ma viene sintetizzata a partire da un aminoacido che è il triptofano, ed è questo triptofano che noi possiamo ritrovare negli alimenti. E diciamo che però questo triptofano da solo non basta a attivare la serotonina, perché magari non viene sintetizzato bene. Nell'alimentazione c'è sempre bisogno di un equilibrio, e più coadiuvanti e più fattori. Ecco. E questi fattori coadiuvanti del triptofano sono vitamine e sali minerali. Ora invece vengo al dunque, in quali cibi si possono quindi ritrovare sia il triptofano sia questa sali minerali che vitamine? Sicuramente nei cereali integrali, sicuramente nei legumi, sicuramente nella frutta secca e semi oleaginosi, nella frutta e verdura di stagione, e quindi non la frutta finta, certo, è fuori stagione, e perché no anche in qualcosa di più goloso come il cioccolato fondente. Ecco, vedi? Quindi, a piccole dosi, però il cioccolato fondente. Dosi, un cioccolato fondente buono, che quindi mi contenga almeno un 80% di cacao, è un ottimo rimedio per portare il buon umore. Quindi non fate i furbetti, eh? È quello senza zucchero, quello più amaro, no? Perché sai, uno vede scritto, no, sulla barretta quando la va a comprare il cioccolato fondente, invece deve sempre guardare, esatto, la composizione del prodotto. Assolutamente. È importante. Allora, io dopo poi tornerò da voi, perché abbiamo molto 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 di cui parlare, sì, però prima, cara Roberta, io voglio sapere una cosa. Tu hai detto giustamente che questo è un momento di trasformazione, allora mi chiedo, ma l'autunno è il momento giusto magari per fare un momento così di disintossicazione, no? Quei famosi momenti detox, magari dopo un'estate, specialmente dopo un'estate come questa che è stata caldissima. Assolutamente sì, abbiamo detto che l'autunno è trasformazione, come le foglie cadono perché sono inutili, anche noi dobbiamo eliminare tutti i liquidi che sono inutili, tutte le sostanze tossiche, le tossine che accumuliamo durante l'estate e le eventuali chili di troppo, che magari un'estate un pochino, sì, uno si rilassa, un pochino rilassata con un qualche ha già fatto un po' esagerare. La detossificazione è alla base assolutamente di qualunque approccio olistico alla salute. Ecco. Infatti per l'approccio olistico la malattia non è altro che una tecnica della natura per eliminare quelle tossine in eccesso che fisiologicamente non siamo riusciti a farlo. Diciamo la società moderna ha fatto sì che queste tossine sicuramente sono aumentate. Ecco, sono aumentate per via dell'inquinamento, per via dell'inquinamento, per via anche di quello che stavamo appunto parlando, di anche dell'utilizzo di alimenti, quali magari un eccesso di utilizzo di carne, di abuso di farmaci, di formaggi, di latticini, e poi anche per le caratteristiche dei cereali, che dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stata la rivoluzione industriale, i cereali che più usiamo, che è il frumento, ha un quantitativo di glutine intorno all'80%, quindi, rispetto a quello antico che è sul 5-10%. Quindi c'è una certa differenza anche dal punto di vista della digeribilità. Allora, poi torno da voi, sì, perché approfondiremo questo importante discorso del detox. Vado a vedere che cosa stanno facendo i miei adorati chef, perché io qui sono in fibrillazione, perché qui ora si sta parlando di salute e lì si parla invece di un piatto un po' calorico, però vabbè. Ci sono anche quelli, no? Si dice che nelle diete una volta alla settimana bisogna strafare. E allora? Ma infatti noi stavamo... Strafacciamo! Stavamo ridendo e stavamo pensando, ci dovrebbero sponsorizzare, perché noi stiamo creando il bisogno, esatto, di andare in palestra. Allora, avete capito perfettamente che qui a Tadà è tutta una grande catena. Infatti forse si doveva cominciare da qui a mangiare,
poi si va da loro, poi si va, in ultima istanza si va dal dottor Romano, che è proprio laggiù. Stavamo dicendo, ma dopo una settimana di palestra, dopo tutte queste diete e tisane, ora vado a indagare con quei due lì, una volta a settimana, perché? Un po' di coniglio fritto te lo vorrei mangiare. Proprio siamo all'opposto delle volte. Ora ti bacchettano perché il fritto tutte le settimane fa male, io lo so, però una volta ogni tanto fa diverso, tada, in un attimo si va da Simone, poi se non si va da dottor Romano e siamo tutti a posto, va bene? Allora io vi lascio. Cosa state facendo? Senti, stavamo tagliando i funghi, stavamo cominciando a scaldare le padelle. Infatti soprattutto l'olio per friggere e adesso incominciamo. Vogliamo dire un concetto fondamentale? Sempre in virtù della massima di Ippocrate, siamo quello che mangiamo, fritto a parte, che è importantissimo cucinare, dunque realizzare delle ricette e mangiare dei cibi tendenzialmente frutto di una produzione a filiera corta oppure cortissima, come fate voi al ristorante Zero, vero? Al ristorante Bistro Lo Zero, sì. Noi ci serviamo dai fornitori di zona e in più compriamo le materie prime e le trasformiamo in cibo. Infatti, come puoi vedere, sono tutte materie prime. Certo. Che poi noi elaboriamo e creiamo dei piatti sfiziosi e insieme al fritto ci sono comunque anche quelli salutari. Chilometro zero per quanto riguarda gli ingredienti della cucina, invece molti chilometri qui nello studio di Tadà, ma anche quelli che si devono fare facendo attività aerobica dal nostro Simone. Vero Simone? Senz'altro. Attività aerobica, quanto importante per raggiungere i risultati anche poi di definizione? Ci vuole l'attività aerobica, giusto? Ci vuole, ma a differenza di come molte persone pensano, l'aerobica si può raggiungere anche con un cardio statico, quindi lavorando molto, vi ripeto, ora entro in merito, quindi lavorando con i pesi leggeri, ma ripetizioni senz'altro lunghe, come dicevo prima, appunto estenuanti, da alzare senz'altro i battiti del cuore, ovviamente, quindi fare una sorta di sudorazione da fermo. Quindi ecco perché il cardio statico è un po' la nuova frontiera della definizione, senz'altro aiuta anche a poter raggiungere qualità importanti senza stare ore e ore sui tapirulan, che poi in effetti è anche controproducente. Poi è anche un po' noioso, diciamo. Senz'altro. Me le vogliono coloro i quali stanno lì a correre sul tapirulan, ma dopo un po' se ne può più del tapirulan. Vero. Anche perché il paesaggio è sempre il solito, tu fai chilometri ma sei sempre nel solito punto. Esattamente. Cioè, dal punto di vista così emotivo, emozionale, non è che sia particolarmente... Non è che sia il massimo, e quindi ecco perché vi invito senz'altro a provare questa nuova attività, che poi nuova non è effettivamente, è semplicemente una rivisitazione di quella che poi è la storia del culturismo italiano. No, perché ogni tanto si sente dire, no, voglio dimagrire, vado a correre. Ma... Allora, correre non è che poi sia così in effetti interessante. Ho detto poco fa, lo è fino a un certo punto. Quello che è senz'altro più importante è abbinare una corretta e sana alimentazione poi ad un programma mirato, quindi non è necessario esclusivamente fare ore e ore di cardio, ma abbinare senz'altro la sala cardio e soprattutto la sala pesi. Quindi è tutto un gioco di un mix, siamo tutti, no? Uniti, siamo tutti cardio uniti. E definizione. Invece io adesso vado al dottore perché ho ancora questo pallino della liposcultura, lipofilling, c'è di tutto, un sacco di nomi, cerchiamo di fare un pochino di chiarezza, dottore, perché molti parlano di liposcultura e di liposuzione. C'è una differenza? Se sì, che differenza c'è? Se non c'è, si dice che non c'è, basta. Diciamo che è una differenza semantica da una parte, però c'è anche un'integrazione di due tecniche, cioè la liposuzione e la rimozione del grasso. La liposcultura vuol dire interpretare, scolpire la massa grassa del corpo, e questo prevede in alcuni casi anche il reinserimento del grasso, cioè la rimozione da una parte per poi riutilizzarlo, reinnestarlo in altri posti al fine di ottenere una tridimensionalità o una linea più gradevole e oggettivamente più bella da vedersi. Che converrai anche tu con me, ne sono certa, per il lavoro che fai, che la bellezza prima di tutto è armonia. Certo, quindi, esatto. Un corpo armonico, esatto. È un corpo bello. Esatto. Non possiamo tutti avere per natura la gamba a fenicottero, però esatto. Possiamo migliorarci. E questo è anche uno, tra l'altro, degli impegni più importanti. Prima si è parlato della professionalità dei chirurghi, facendo menzione che in Italia, diciamo, c'è una buona scuola.
una delle parti più importanti della nostra professione è quella di cercare di interpretare al meglio i desideri del paziente per poter ottenere poi i risultati più giusti e più corretti per il paziente stesso. Arrivare con una foto volendo ottenere un risultato di una modella più di uno sportivo spesso non è fattibile. Però noi stiamo vedendo alcuni prima e dopo, esatto, interventi di liposuzione, liposcultura. Allora, i risultati sono, insomma, abbastanza evidenti, ecco. Certo, si cerca di come dire, non esasperare la tecnica, perché i risultati migliori si ottengono armonizzando un corpo, non trasformandolo. Si cerca sempre, e qui mi riallaccio un pochino anche al discorso che si sono fatti prima, l'alimentazione come l'attività fisica nella mia attività è un complemento dell'attività chirurgica. In alcuni casi si chiede al paziente di fare una dieta prima di eseguire l'intervento, perché si raggiunge il cosiddetto massimo risultato ottenibile col proprio sforzo, dopodiché subentra il chirurgo. In alcuni casi si entra invece là dove la dieta non ha più, diciamo, e soprattutto quando viene a mancare la motivazione, no? Cioè, ho fatto una dieta, ho raggiunto un certo risultato, tutto, poi però, da lì in più non riesco ad andare, allora il chirurgo può dare una mano. In alcuni casi, diciamo, l'alimentazione e l'attività fisica serve poi sempre, comunque anche a mantenere il risultato, perché una volta ottenuto un risultato tramite la chirurgia, questo non è eterno. Ecco. Se poi... Esatto, infatti, iniziamo a mangiare, avere atteggiamenti, diciamo, di vita non congrui, un po' fuori dalle righe, non facciamo salute, attività sportiva, certo, ovviamente i risultati si perdono. Vengono vanificati, esatto, i risultati e anche i soldi spesi. Vogliamo, esatto, anche puntare diciamo, l'attenzione, focalizzare la nostra attenzione sul fatto che è bene affidarsi sempre, quando si tratta ovviamente di chirurgia estetica, di chirurgia plastica, a mani certamente esperte, qualificate, e quindi andare, esatto, un po' questo... contro quel principio dello spendere poco e del risparmiare, perché in termini di salute... Esatto, questa è anzi forse una delle missioni della nostra società, delle due società, cioè la SICPRE, che è quella dei chirurghi, mettiamo più ospedalieri, e dell'AICPRE, che è quella dei chirurghi liberi professionisti. Lo scopo principale è quello di creare formazione, una formazione continua, e promuovere la, diciamo, la chirurgia estetica, però nelle mani di specialisti e non purtroppo anche di improvvisati. Questo è importantissimo, richiedere sempre... fare un'indagine un pochino più approfondita, andare a leggere il curriculum, guardare chi è, non solo perché ha avuto un buon risultato l'amica o si sente parlare, ma anche andare a leggere effettivamente se ha avuto un percorso formativo, diciamo, congruo per quello che sta proponendo. Fare i curricula, insomma, esatto, di tutti i dottori, gli specialisti del settore, che quasi tutti ormai credo abbiano un sito internet. Tu ce l'hai un bel sito se internet. Se manca il curriculum, è già un ci punto. Dobbiamo domandare perché. Perché, ecco, insomma. Sì. Cioè, quello è un biglietto da visita importante. Certo. Ecco. Oltre naturalmente alla soddisfazione poi, certo, delle pazienti stesse. Abbiamo visto, no, con le nostre immagini un po' quelli che sono i punti chiave dove viene effettuata appunto la cosiddetta liposcultura, che sono un po' i punti più critici di tutte noi donne, no? Certo. Fianchi, cosce, glutei, l'esterno coscia, soprattutto i famosi culot de cheval, no? Esatto. Gettonatissimi. Questo è esatto, cioè, per esempio, capita di vedere delle ragazze molto sportive che hanno fatto magari, che si alimentano perfettamente, ma in qualche modo non riescono a correggere quel difetto, non ce la fanno. In qualche modo l'organismo, probabilmente anche a una certa età in poi, diventa un po' sì, pigro e in alcune zone non riesce. Questo vale anche per gli uomini, attenzione, perché la cosiddetta pancetta la si può buttare giù facendo attività fisica, ma tante volte per arrivare a smaltire quell'ultimo grammo di grasso che uno vorrebbe, dovrebbe in qualche modo rinunciare tutto, a talmente tanto, e soprattutto probabilmente si scioperebbe, diciamo, in viso, insomma. Sì, avremo, è il classico, diciamo, problema anche di chi magari affronta una dieta sportivi, dimagrante. Vediamo anche gli sportivi, esatto, cioè i grandi sportivi, diciamo, in qualche modo sembrano comunque più vecchi rispetto all'età anagrafica. Questo è dovuto al fatto che l'intensa attività fisica comporta comunque
un deparimento della parte adiposa anche nelle altre parti, e che sono non volute, certo, in questo caso. Allora, in quel caso la chirurgia ci permette di essere molto selettivi, cioè si trova la zona, come dico prima, a peso ottimale, a condizione fisica ottimale, si vede qual è il residuo e da lì lavoriamo solamente su quella piccola parte. Bene, dottore, allora io poi ritorno, perché ormai mi sono fatta un'idea anch'io un pochino più precisa su che cosa sia appunto la liposcultura e che cosa sia anche ovviamente la liposuzione, quali siano i limiti. Comunque l'esercizio, quello classico, domandone, quello per l'esterno coscia così, è utile, funziona o no? Se lo fa con costanza, magari 4-5 ripetizioni da 30. Ci sono senz'altro anche attività in sala pesi più propense a far sì che si possa ottenere un risultato un attimino un po' più interessante. Quindi chiaramente è importante, come diceva prima il dottore, affidarsi senz'altro a mani esperte per poter appunto raggiungere quanto prima i propri obiettivi, anche perché poi effettivamente gli esercizi sono tanti e bisogna vederli con attenzione. Bene, allora ritorno dalle mie dottoresse prima di andare in fascia e vado dalla nostra Elisa, la nutrizionista, per capire quali alimenti bisognerebbe privilegiare sia nel percorso detox di cui parlavamo prima con Roberta, sia anche un po' per drenare, no, questi liquidi, comunque per cercare di limitare questi grassi, no, che si localizzano e che ci danno tanto fastidio. Ok, allora, senz'altro io prima di tutto ti interrompo sempre, ti fa sempre un'introduzione. No, perché? Ma devi, dobbiamo capire, tutti a casa devono capire, io per prima, quindi guarda, sono qui, ora non ho la penna per prendere gli appunti, ma memorizzo tutto, te lo prometto. Allora, innanzitutto ho sentito ripetere tante volte la parola dieta, e io invece voglio dire al pubblico oggi che io più di dieta parlerei di stile di vita, perché noi siamo spesso, anche te mi hai chiesto qual è la dieta ideale, eccetera, eccetera, siamo spesso diciamo a pensare a dieta come privazione, rinuncia, tristezza, si deve sempre rinunciare a tutto, di sicuro è una tristezza infinita. Sono già depressa. Di sicuro questo, un po' di rinunce vanno fatte, certo. Però anche la parola stessa, dieta, la sua etimologia significa stile di vita, quindi la dieta deve diventare stile di vita volto alla prevenzione e alla cura, prevenzione e cura che poi naturalmente va accompagnata da attività fisica, perché l'attività fisica ci fa anche bene alla serotonina, alla produzione della serotonina di cui parlavamo prima. Alimenti, poi invece dei piccoli trucchi, se no dacceli, perché poi così potete segnarveli tutti a casa, attenzione a quello che dice la dottoressa, perché sono veramente importanti, vai. Allora, diciamo che non esistono trucchi validi per tutti, questi sono consigli generali, perché poi ognuno di noi è diverso, certo, e il proprio piano alimentare deve essere personalizzato, e qui mi riallaccio a loro, al dottore e al personal. Dicendovi che la vostra dieta depurativa, detossificante, eccetera, eccetera, a parte quello che io vi dico oggi, i piccoli trucchi, deve essere sempre fatta da un professionista, che ecco, può essere. Anche qui il principio mi pare lo stesso, sì, ecco, non ci si può affidare agli improvvisati. Né agli improvvisati, né ci si può affidare alla dieta detox depurativa letta su internet, sul giornalino. Ecco. Perché possono essere dei consigli generali, ma non adatti a tutti. Soprattutto poi quando magari si va incontro anche a una patologia, e quindi quei consigli devono essere mirati, e allora lì addirittura, oltre che il biologo nutrizionista, può anche intervenire proprio il medico specializzato in nutrizione. Però un consiglio vivissimo che vi do è l'utilizzare cereali integrali, perché non è vero che per eliminare cuscinetti, grassi, detossificarsi c'è bisogno di rinunciare a pane e pasta, c'è bisogno di rinunciare a pane e pasta
schifosa. Scusate, questa è la riabilitazione del carboidrato e questa non mi sembra da poco. Carboidrato però di un certo tipo. Ecco, esatto, infatti. E quindi oggi che vuol dire carboidrato schifoso? Spieghiamo, spieghiamo. Carboidrato schifoso. Diamo una bella definizione di carboidrato schifoso, così a casa. Carboidrato schifoso significa un carboidrato estremamente raffinato. È quindi un carboidrato fatto con farine di grano, di frumento, che sono estremamente raffinate, tipo la 0 o la 00. Ecco, sembra buono, ma non è. Invece, se noi si vanno a utilizzare cereali integrali, che oltre alla quota di carboidrati hanno anche una quota di proteine buone, che quindi possono anche aiutare a chi fa attività sportiva, questo è molto utile e non ci costringe a eliminare i carboidrati dalla nostra dieta. Cosa sono però i cereali integrali, te lo posso dire? Certo, devi dirlo. Perché molto spesso, purtroppo, le persone che vengono da me fanno un po' di confusione, perché sentono questo integrale, per loro integrale è tutto. E soprattutto è l'integrale di quel frumento schifoso di cui parlavo prima. E quindi non vale. Non vale. Dovete imparare a leggere le etichette. Qui sono d'accordo tutte e due le mie dottoresse, vero? Sì, assolutamente. Ecco. E a cercare prodotti a chilometro zero, prodotti di qualità e soprattutto quando si parla di cereale integrale, a cercare anche il biologico. Perché cereale integrale, ora arrivo a dire cos'è, è il cereale che non è stato privato della sua cuticola, della sua buccia. È un cereale quindi non raffinato. E quindi se è inquinato nel nostro organismo, invece che offrirgli sali minerali, vitamine, triptofano, eccetera, eccetera, gli si va a offrire tossine. Allora, dopo poi si parla anche di come combattere tutti quei disturbi che possono sopraggiungere durante, appunto, con l'arrivo, anzi, dell'autunno, e poi approfondiamo questo discorso dei cereali perché mi interessa molto. Ora, però, spazio alla pubblicità, ma ta-dan! Ritorna in un attimo, neanche il tempo, non cambiate canale, due a voi, Perfetto. Ta-da! Ta-da! Avete visto? Siamo tornati proprio prima di subito. Neanche il tempo di fare una piccola pausa. Naturalmente Tadà non si ferma mai, perché noi siamo qui sempre a cercare di capire tutti i consigli dei nostri esperti, perché poi così arrivo al punto e poi arrivo da voi, anzi arriviamo da voi, noi tutti insieme, vi diamo tutti i consigli possibili e immaginabili sulla bellezza, sul benessere, sulla salute, perché insomma veramente questi sono temi molto importanti. Noi cerchiamo di essere leggeri, ma alla fine sono cose molto serie. Allora io ritorno a trovare il mio dottore che è lì da solo nel salottino, io non ce lo voglio lasciare proprio, voglio venire qui da te, perché... Allora, abbiamo parlato, di liposuzione, di liposcultura, comunque interventi di chirurgia plastica che sicuramente sono più invasivi rispetto a quelli, ai trattamenti cosiddetti di medicina estetica, che si stanno, devo dire, diffondendo grandemente, non solo per quello che riguarda, diciamo, il raggiungimento della perfezione del viso, quindi con i vari filler, con l'acido ialuronico, con l'utilizzo della tossina botulinica, eccetera, eccetera, ma anche per il corpo, perché non richiedono la sala operatoria e dunque si possono fare anche in ambulatorio, sempre da mani esperte. Parliamone un po', che cosa si può fare per migliorare il nostro corpo anziché che con la chirurgia estetica, con la medicina estetica? Indubbiamente esistono oggi dei prodotti a base di acido ialuronico adatti anche per il corpo e non solo per il viso, dove diciamo la fanno da padrone. Intanto, piccola precisazione, l'acido ialuronico ormai ha monopolizzato il mercato per una serie di caratteristiche, prima di tutte la sicurezza del prodotto. Prodotto riassorbibile, prevedibile nel comportamento, garantisce dei risultati di lunga durata e diciamo sempre però mantenendo un altissimo standard di sicurezza. Questo è importante. Questo proprio per fare anche un piccolo ricordo di quello che è stato per anni il silicone e che tuttora ancora qualche problemino ce lo dà, perché qualcuno ancora lo usa. Per quanto riguarda invece, e tra l'altro rifacendosi al silicone, che è stato largamente usato soprattutto nel corpo. Sono stati un sacco di problemi. Esatto, no? E poi ha dato, ha dato poi
conseguenze non immediate ma nel tempo, anche a distanza di 10 anni, con purtroppo delle situazioni cliniche di infiammazione cronica difficilmente ad oggi anche risolvibili, per cui quello che era stato fatto per migliorare di fatto ha portato un peggioramento, se non un disastro a livello del, diciamo, al paziente. Oggi esistono degli acidi ialuronici un pochino più grossolani che sono adatti per il corpo. Piccola precisazione, non per il seno, non esistono scorciatoie. Per il seno questi trattamenti non vengono utilizzati o sono stati utilizzati, ma attualmente sono stati fortemente sconsigliati, mentre possono essere utilizzati con assoluta tranquillità, per esempio sul dorso delle mani. Pazienti di una certa età che hanno una forte riduzione, diciamo, della compagine del collagene della parte del dorso delle mani, può essere rimpolpato, passami questo termine, con dell'acido ialuronico, così come i glutei. Ora non siamo, non siamo il Brasile che diciamo, ha questa cultura, però diciamo, sicuramente possiamo utilizzare l'acido ialuronico per dare una miglior forma al nostro lato B. Questo, quindi senza, diciamo, perché magari senza ricorrere alla chirurgia, non ha grossi problemi, diciamo, fisici, quindi esatto, con una dieta accurata, con l'esercizio fisico riesce a ottenere dei risultati vicini a può migliorarli ulteriormente, ecco, con l'impianto di acido ialuronico. Torno a riprecisare, procedura non, cioè, pur sempre ambulatoriale, cioè non bisogna pensare che questa cosa uno la possa fare nello studio così o fare una cosa o un'altra, cioè va sempre fatto con rispetto delle norme di igiene e certo, diciamo, standard che in questi persone casi sono richieste, persone qualificate lì e tutto quanto, però indubbiamente rispetto a un intervento chirurgico garantiscono maggiore una ripresa immediata dell'attività, della vita di tutti i giorni e praticamente quasi nessun decorso post-operatorio. Bene, e quindi si può fare, diciamo, anche per chi ha paura, no? Può essere anche un primo step. Ci sono anche soggetti, esatto, che qualcuno dicono, ma io ho un po' paura, un po' timore di andare sotto i ferri per una cosa che affine, diciamo, solo all'estetica, al mio sentirmi bene con il mio corpo. Oppure per piccole rifiniture, può esatto, essere posso provare in qualche misura posso provare a approcciarmi a questa soluzione, che può essere una soluzione temporanea da perpetrare anche nel tempo, volendo, perché... Preciso che la proposta deve venire dal chirurgo. Tante volte capita che la paziente arriva chiedendo, io ho visto, ho sentito, mi hanno fatto, mi hanno detto. Ho letto. Cioè ho letto il famoso giornaletto di cui si parlava, che nel nostro settore divulga da una parte. Giornaletto funziona però ancora può nel loro dare, settore. Può dare, diciamo, esatto, sicuramente il passaparola comunque. Cioè anche lì si chiede una cosa, poi sarà il professionista eventualmente a suggerire, certo, fra le opzioni anche questa, qualora vi sia l'indicazione, diciamo, la giusta indicazione. Insomma, voi affidatevi sempre ai dottori seri come il nostro dottor Romano e state sicuri che troverete la soluzione, diciamo, adatta a quella che è la vostra esigenza, nel rispetto, esatto, di quelli che naturalmente voi siete. E ormai la chirurgia estetica e la chirurgia plastica non conoscono neanche sesso, perché maschi e femmine, insomma, un po' tutti vanno. Vi stiamo raggiungendo. Dottore, vado a continuare il mio giro, ritorno dalle mie dottoresse perché ho lasciato questo discorso a mezzo del cereale che mi è rimasto qui. Allora, questo cereale, lo vogliamo spiegare che caratteristiche ha il cereale buono, non allora, raffinato? Il cereale buono non solo deve essere integrale. Ecco. Perché integrale, io spesso quando vengono da noi i nostri clienti, dicono mi dai dei cereali integrali, dico ma quali? E c'è una gran confusione, le persone, cereali integrali. Allora chiariamoci un attimo, integrale è, come ha spiegato la dottoressa, il fatto che mantiene la cuticola esterna, ma può essere frumento e può essere qualunque altro cereale, quindi può essere anche farro, camut, senatore Cappelli, timiglia, i famosi grani antichi di cui tanto sentiamo parlare. Anche qui attenzione alla qualità, che siano veramente grani antichi. E dove si trovano? Dove si possono trovano? Comprare? Allora, ecco. Vabbè, qui gioco in casa, perché ovviamente avendo un'erboristeria gioco in casa, un negozio biologico. Ma li troviamo nei negozi di qualità biologica, perché c'è biologico e biologico, ecco, ma adesso non entriamo in questo, perché sennò un ginepraio. È un ginepraio. Però per farci capire anche un po' perché il grano antico, perché se ne parla tanto ma sembra quasi un po' una moda, no? Anche un po' la moda del... Perché? Perché noi siamo cambiati molto in questi ultimi 50-60 anni, ma il nostro corpo in realtà no. Il nostro corpo è antico, è vecchio, il nostro corpo rispetto a 12.000-15.000 anni fa è uguale.
non è cambiato. È cambiato invece il nostro stile di vita, lo stress, le nostre esigenze, eccetera. Anche la natura, che però non sono circonda. Adeguate. No? Pensiamo anche all'autunno. No? In autunno la natura va in riposo. 15.000 anni fa l'uomo si rifugiava, accumulava risorse, cibo, raccoglieva le castagne, le portava in casa, perché non raccoglieva i funghi. Invece noi abbiamo il supermercato, cioè non ci abbiamo bisogno di fare questo, cioè non ci serve. Poi lavoriamo in maniera diversa, siamo stressati, frenetica. Allora, perché c'è questo? Infatti in autunno si acutizzano tante patologie. Esatto, cominciamo ad avere tutta quella serie di disturbi, no? Per esempio gastrointestinali, transito intestinale, raffreddori. E torniamo ai nostri cereali. Perché? Perché i nostri organi e montori sono sottoposti a eliminare tantissime tossine, ecco, che sono sia di origine metabolica, quindi dall'alimento, cioè, sia di origine da stress. Ecco. Quelle di origine metabolica, se noi pensiamo che l'organo alimentare principale è il fegato e l'intestino, ecco, quando devono rimuovere, per semplicità possiamo chiamarle colle, perché si presentano collose queste sostanze, e sono le sostanze che derivano dalla metabolizzazione proprio del glutine, degli amidi e dei formaggi. Se sono in eccesso, il fegato e l'intestino, poverini, non ce la fanno. Quindi si sovraccaricano di lavoro. Non ce la fanno, non ce la fanno più. Allora arriva in soccorso, perché siamo comunque degli esseri perfetti, madre natura ci ha reso. Le macchine. Comunque delle soluzioni perfette, arrivano in soccorso e gli altri montori secondari, come i polmoni. Però per farlo produciamo muco. Ce la fa neanche. Per la donna abbiamo un ulteriore, l'utero ha anche la capacità di fare da organo montone, però arrivano dei problemi vaginali. Non ce la fanno neanche loro, arriva la pelle. Quindi? La pelle, abbiamo eczemi, emarroidi, dermatiti, di eccetera. Tutto. Allora, quando infatti qualcuno mi viene a dire questo, ho una dermatite, diciamo, guarda, per fortuna, tutto sommato il tuo corpo sta tentando di buttar via le tossine. Ecco. Ma tornando ai famosi cereali, pensiamo, se noi abbiamo 80% di questi amidi, di questo glutine da togliere, che lavoro diamo a tutti questi organi? Se invece ne abbiamo il 5-10%, che è quello presente nei grani antichi, il lavoro è minore. E quindi? Questo è il motivo per cui dobbiamo mangiare grani antichi. Grani antichi, non raffinati, puri, in purezza, ecco, diciamo così, che aiutano proprio tutte le nostre funzioni metaboliche. Poi lo stress, si sa, è tremendo, e quindi, perché fa male e perché abbassa notevolmente anche le difese immunitarie. Esatto. Allora, per evitare, no, questo abbassamento delle difese immunitarie che ci colpisce, specialmente col cambio di stagione, certo, che cosa dobbiamo mangiare prevalentemente? Allora, di sicuro ci possono aiutare, oltre che i cereali, gli alimenti ricchi in vitamina C, che ci offre la natura in questa stagione, perché in inverno, autunno-inverno, al cambio stagione, ci sono tutti gli agrumi, e quindi gli agrumi naturalmente contengono vitamina C. C'è poi la melagrana che, oltre a essere un potente antiossidante, contiene notevoli quantità di vitamina C. Anche la zucca gialla, che è una verdura di stagione, contiene in parte vitamina C, e quindi anche la zucca gialla ci può aiutare. E se la natura non ci aiuta, possiamo supportare, per esempio, con l'utilizzo non di succhi di frutta, ma succhi concentrati biologici, come il succo di acerola, che è ricco di vitamina C. Inoltre è importante supportare le nostre difese immunitarie con spezie e aromi, quindi di sicuro usare curcuma antiossidante o come aroma, per esempio l'aglio, è utilissimo come prevenzione per le difese immunitarie. Allora, io mi sposto dall'altra parte dello studio, perché vi interrompo, perché dobbiamo dare precedenza adesso alla diretta e al nostro corrispondente. Mi sposto qua perché così vedo meglio tutto, faccio vedere anche questa parte dello studio, quanto è bello il nostro studio, la nostra postazione del TG, perché dovrebbe essere collegato con noi il nostro corrispondente da Pisa, Luca Lunedì. Luca, mi senti? Sì, salve, buonasera allo studio e a tutti gli ospiti in studio. Siamo qui agli Arsenali Repubblicani di Pisa, che hanno ospitato in questi giorni i
il Festival della Robotica, il primo Festival internazionale della robotica che è stato organizzato in questi giorni. Ha visto delle manifestazioni veramente continue, abbiamo visto, ci piace dire che abbiamo visto qua il futuro che avveniva in diretta, perché queste macchine, questi robot hanno fatto delle azioni, hanno compiuto delle azioni veramente avveniristiche, e abbiamo visto dei robot che simulavano Luca. L'empatia. E faceva... Sì? Luca, mi senti? Allora, hai detto delle azioni spettacolari. Sì, ti sento. Allora, a parte vedo che stai in compagnia, dovresti essere con il signor Franco Mosca, il direttore del Festival della Robotica, giusto? No, sono con Stefano Mazzoleni, che è un ricercatore della Scuola Superiore Sant'Anna. Franco Mosca è l'ideatore, è il direttore del festival e presidente della Fondazione ARPA che ha prodotto questo festival. Il dottor Mazzoleni invece ci illustrerà delle applicazioni particolari e veramente molto interessanti che si sono sviluppate qui a Pisa e qui al Festival della Robotica, in particolare i robot per la branca medica. Allora, prima però di farci vedere questa dimostrazione, insomma, pratica, di entrare nel vivo di quello che tu hai specificato poc'anzi, è successo ieri sera un evento straordinario in occasione appunto di questo Festival della Robotica, perché pensate un po' che il maestro Andrea Bocelli è stato diretto da un robot. Volete saperne di più? Allora, ascoltiamo insieme il nostro servizio e poi torniamo qui insieme a Luca Lunedì e al suo ospite per parlare appunto di questo straordinario evento. Canta per Livorno Bocelli. L'Ave Maria di Schubert è il doveroso omaggio della serata alla tragedia. Il Teatro Verdi apprezza e applaude. Serata delle grandi occasioni sotto il mantello del Festival della Robotica, che trova così il suo momento di celebrazione. Sul palco dà prova di bravura l'Orchestra Sinfonica di Lucca, che accompagna la voce di Andrea Bocelli anche nella celebre aria di Rigoletto, che sarà all'apice della celebrazione. Ma stasera, e non ce ne voglia il maestro, la star è un'altra. Viene trascinato sul palco a solo due braccia e concede poco all'estetica. Si chiama Yumi ed è il primo robot che da solo dirige un concerto sinfonico. Quando, senza nessun comando remoto, Yumi alza la bacchetta e dà il via agli orchestrali, è difficile non vedere uno sprazzo di futuro compiersi in diretta. Siamo abituati a vedere robot come macchine del lavoro, e ancora questo sono. Yumi però invade il campo tutto umano dell'arte e lo fa con grazia inaspettata. Il robot ha fatto il suo lavoro, io ho cercato di seguirlo e ci siamo trovati abbastanza d'accordo. È una crescita sicuramente importante nel campo in campo tecnologico, può essere un grande aiuto perché in caso in cui il direttore non ci fosse, il robot può essere preprogrammato e una produzione magari non salta, però al momento il direttore è sempre l'uomo. Davvero fantastico, davvero straordinario quello che può fare l'uomo con il suo ingegno fino ad arrivare naturalmente alla robotica, perché non dimentichiamocelo mai, ma dietro il robot c'è il genio, la genialità dell'uomo stesso, quindi quelle che sono le sue facoltà intellettive in primo luogo. Luca, sei sempre con noi? Sì, sono con voi, sta tornando anche il nostro ospite. Qua alle nostre spalle potete vedere la macchina Da Vinci, è un macchinario che permette operazioni chirurgiche a distanza. Esatto, praticamente questa seconda parte del macchinario è dove il chirurgo, il medico interagisce con la macchina in una... è collegato a questi bracci invece che possono essere a veramente molta distanza, a chilometri di distanza, per cui l'operazione avviene in diretta, da una parte il chirurgo, dall'altra parte l'operato, che non devono essere simultaneamente nello stesso posto. Quindi immaginate per esempio uno specialista di Pisa o del Mayer di Firenze che opera un paziente a Grosseto, a Arezzo, per restare in Toscana, ma la scala può essere molto più grande. Fantastico. Abbiamo visto questo macchinario usato per comporre un puzzle, per esempio, quindi per darvi l'idea della precisione del macchinario e delle braccia, quindi immaginate quanto possa essere efficace sul corpo umano.
Ma c'è un altro aspetto molto interessante che si è sviluppato qua al Festival della Robotica, l'aspetto medico della riabilitazione, ed è di questo che chiederei al nostro ospite perché ne è un esperto. Ecco, velocissimo. Quindi, Stefano, come... Vai velocissimo, Luca, vai. Esatto, la parte della riabilitazione robotica, come possono dare una mano le macchine all'uomo? I robot per la riabilitazione possono dare un supporto allo staff clinico, ma soprattutto possono migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità. Noi qui a Pisa sviluppiamo tecnologia robotica per la riabilitazione, la progettiamo, la sviluppiamo e la testiamo negli ospedali. Abbiamo una collaborazione strettissima con tutti gli ospedali del territorio, quindi un circolo virtuoso tra formazione, ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. Puoi farci qualche esempio di questo? Certo, esoscheletri per recuperare il cammino per le persone con malattie neurologiche gravi, come ad esempio l'ictus o le lesioni midollari, o anche sistemi robotici per recuperare la funzionalità dei vertici superiori, ad esempio per persone che hanno avuto l'ictus. Perfetto Luca, okay. Ringrazio te e il tuo ospite, è veramente incredibile quello che riesce a compiere questa particolare scienza, quella della robotica. Grazie e vi invito tutti a andare a visitare questo Festival della Robotica, perché davvero è importante, 30 argomenti di assoluto rilievo come ad esempio la nostra salute. Allora, visto che siamo ai saluti con i nostri ospiti, te mi raccomando, sott'occhio con gli addominali. Allora, ho preparato una tisana. Ecco, io mi prendo la tisana, la vedo. Aspetta, qui. No, te la verso. Ecco, ancora un pochino. Non è troppo calda, vero? No. È allora, prontissima. Mentre io mi depuro, perché questa cos'è, depurativa? Assolutamente, ecco, sì, siamo c'è? In autunno. C'è la gramigna, c'è il tarassaco, c'è l'ortica, c'è la bardana. Anche buonissima. Come per le piante, mi raccomando, la qualità. Le piante possono essere a tantissimi livelli di qualità, devono essere biologiche perché mettiamo in infusione una pianta, quindi deve essere pulita, devono essere coltivate in maniera ufficiale, devono essere fondamentalmente di qualità, avere dei bei colori, avere delle belle, un buon profumo. E poi, questo lo aggiungo io, comprate da persone esperte del settore che hanno prodotti di qualità come sono la nostra Roberta e la nostra Elisa, che io ringrazio insieme a tutti gli altri ospiti, perché ora non c'è più tempo, poi noi torniamo con l'ultima parte di Tadata da in cucina, ma adesso ci sono le anticipazioni del TG38. Linea alla redazione. Grazie Francesca, e ovviamente abbiamo visto pochissimi istanti fa Luca Lunedì in collegamento con Tadà da Pisa, ma lo ritroveremo perché il nostro Luca Lunedì ha seguito a Livorno il giorno delle esequie, ovvero i funerali della famiglia Ramacciotti spazzata via dalla furia dell'acqua e del fango nella notte tra sabato e domenica. Sono le prime esequie in forma del tutto privata che si sono svolte, che si svolgono nella città Labronia. Dopo quanto successo lo scorso fine settimana, ha parlato anche il Vescovo con parole pesanti nei confronti proprio degli interventi da fare per evitare che non si ripetano più tragedie come questa, e ne ha parlato durante l'udienza del mercoledì anche Papa Francesco. E poi torneremo ad occuparci dell'altra vicenda di cronaca che sta caratterizzando l'attenzione in questi giorni, vale a dire la vicenda dei due carabinieri accusati di violenza sessuale a Firenze. Disponibili i primi dati sull'alcol test sulle due ragazze americane, e dimostrano questi dati che le ragazze avevano bevuto e tanto quella sera, smentendo in parte le tesi dei carabinieri. E poi un uomo conosciuto delle aziende e anche del volontariato fiorentino come Giorgio Moretti, che è indagato per corruzione in una vicenda che è legata proprio all'Agenzia delle Entrate di Firenze, mentre, sempre parlando di vicende internazionali, il caso di Niccolò Ciatti sbarcato in Consiglio regionale, il padre, un lungo colloquio con il presidente Eugenio Gianni. Niccolò Ciatti è quel ragazzo che è rimasto ucciso in una rissa qualche settimana fa a Lloret de Mar in Spagna. Fisso anche uno striscione giustizia per Niccolò Ciatti proprio sul palazzo del Pegaso, il palazzo delle istituzioni di casa nostra. Tutto questo tra pochissimo a TG38, prima però un breve break per la pubblicità e poi tutti in cucina con Francesca Romero. Restate con noi. Allora, voi non lo sapete, ma io sto correndo perché la ricetta di oggi è un pochino golosa, un pochino calorica, e allora io mi sto portando avanti con il lavoro per non vanificare tutto il lavoro di prima di Tadà.
Allora, sono qui con i miei due meravigliosi chef, lo posso dire, con la C maiuscola di oggi. Alla mia destra Marcella, alla mia sinistra Enrico, contitolare del bellissimo ristorante Bistro Zero a Montespertoli, bellissimo luogo sulle colline fiorentine da visitare per un doppio motivo, per la natura che la circonda, ma soprattutto per la cucina meravigliosa, a chilometro zero, di alta qualità, perché insomma... Loro, ora non vorrei dirvi nulla a voi che siete a casa e io che non so cucinare, ma che sto imparando grazie anche a Tadà. Ma loro fanno parte della Federazione Italiana Cuochi, nella fattispecie dell'Associazione degli Chef Fiorentini. Più lei, che è una signora, la potete vedere, una bellissima signora bionda, fa parte delle cosiddette Lady Chef. No, non mi sembra proprio. Non ci hanno, quindi, ci ho provato, Filanice, non insomma, ci hanno voluto. Noi cosa si dice quando abbiamo fame, no? Che siamo tanto per piacere. Pancia mia fatti capanna. E perché? Perché è così. È così. Ci si deve preparare. Certo. Poi vi dirò perché, questo è un assist, ma sta arrivando direttamente dalla redazione, indaffaratissima, la nostra Patrizia Menghini. Patrizia Menghini, giornalista di RTV 38, numero uno, perché stasera c'è la sua puntata sulla pancia, sì, che sulla pancia, su RTV 38 della pancia. Della pancia. Appunto. Allora, io intanto ti devo fare complimenti per tutto. Io ho seguito tutta la trasmissione, è stata fantastica. Vorrei vedere, sei qui. Io vorrei i 5 per 1000 da parte di loro, perché noi con questi piatti qui li facciamo lavorare. Allora facciamo un appello, il 5 per 1000. Per a favore nutrizionisti, estetica, tisano reiki, tutto quello che vabbè, ci 5 per 1000 ce lo meritiamo, no, con questo piatto, sì. Caro mio, ma vogliamo dire, ora se no sembra, ora noi non si fa un piatto tanto leggero stasera, no, va bene, no. Si può dire, però al ristorante zero, no, vabbè, a parte quello, per via dei chilometri zero dei prodotti utilizzati, quindi non filiera corta, ragazzi. Filiera cortissima, perché questo vuol dire qualità e sicurezza di quello che si mangia, non dimenticatevelo mai. Dal e lo sapete chi la sa bene questa cosa? Chi? La mia amica Patrizia Menghini, che stasera appunto, pancia mia fatti capanna, perché c'è la pancia. Esatto, si ricomincia, terza stagione della vieni, pancia. Vieni Patrizina, vieni. Questo è un posto bellissimo, non dovevi invitarmi proprio in questo momento, perché la fame comincia a farsi sentire, anche se c'è tanta emozione. Tanta emozione perché si ricomincia con la terza stagione di questa trasmissione, che ha avuto molto successo in passato, speriamo che continui ad averlo. Si parla di temi sempre molto dibattuti che dividono le persone. Qualche e cominciamo anticipazione di stasera. Vi dico il titolo? Dici il titolo. Fascisti in Toscana. Ecco, il titolo è tutto un programma, praticamente una bagarre continua, ma va bene. Quindi sentiremo le opinioni, tra l'altro siamo sulla notizia, perché come sapete poche ore fa proprio la Camera dei Deputati ha approvato un testo di legge che inasprisce la legge che già condanna chi fa apologia di fascismo, e tra l'altro veniamo da un'estate molto ricca di cronaca su questo, con la marcia di Forza Nuova a Vico Faro, insomma tante cose che hanno fatto clamore anche a livello nazionale e che sono successe in Toscana. Dunque, fascisti in Toscana, naturalmente dando la parola a antifascisti e fascisti. Ora io prima, durante coloro il TG, io ti porto la ricetta già composta, così sei a posto, e stasera la puntata della pancia è perfetta, perché la pancia deve essere sempre piena, sì. E quindi siamo visto che la testa è vuota e invece gli occhi puntati tutti sul televisore e il canale dove? Sul 15 del digitale terrestre, oppure dalle streaming 21, dalle 21 rigorosamente in diretta la nostra Patrizia Menghini. Si può chiacchierare su Twitter hashtag la pancia, ecco, e dire la quindi vostra. Dite la vostra, seguite Patrizia, perché la pancia veramente è un programma da seguire. RTV 38 sempre in prima linea, sempre in trincea. Grazie, a dopo. Grazie a te, vai. Poi ti arriva anche il coniglio, te lo porto. Grazie. Te lo porto mentre sei lì a preparare la trasmissione. Ecco, avete visto, RTV 38, sempre pronta a farvi compagnia anche la sera con il nostro ricchissimo palinsesto di questa stagione 2017-2018. Intanto qui gli odori, i profumi si sprecano. Dobbiamo portarci avanti, perché tutti hanno fame. Certo, ma perché io chiacchiero, però voi invece cucinate. Allora, mi raccomando, taccuino o quello che volete, tablet, perché oggi si prendono appunti anche col tablet, e andiamo ad elencare quelli che sono gli ingredienti della ricetta di oggi, che è titolata, lo dico bene, sì, coniglio su crema di funghi
Cardoncelli. Cardoncelli, poi ora mi spiegate tutto. Ma intanto andiamo a leggere insieme quella che è la ricetta, gli ingredienti, o meglio, scusate, pardon, non la ricetta, gli ingredienti per una persona, quindi se è per due, se è per tre, se è per quattro, cinque, sei, non fate altro che moltiplicare le quantità esposte qui per una persona per il numero di vostri ospiti. Allora, 150 grammi di coniglio disossato, 100 grammi di funghi cardoncelli. Ah, la tipologia del fungo, penso, sì. L'ignorante come me non lo sapeva anche. L'ignorante in materia di cucina, tremenda. Avrei tutto da imparare. Un uovo, 4 cucchiai di farina, un bicchiere di panna fresca, mezza fetta di rigatino croccante, pancetta, giusto? Sì. Ecco. Mezzo bicchiere di vino bianco, olio di arachidi quanto basta, che ci servirà per la frittura, sì, immagino. Prezzemolo tritato quanto basta e un pizzico di sale. Naturalmente poi tutte le ricette di Tadà con la spiegazione e gli ingredienti li potete trovare sui nostri social, cioè sulle nostre pagine Facebook, che sono la pagina ufficiale di RTV 38, ma anche la pagina ufficiale di Tadà. Ora voi quando andate a casa, andate al ristorante, andate subito a cliccare mi piace su Tadà, eh? Certo, già fatto. Ecco, già fatto. Ha già fatto, siamo avanti. Davvero. Allora. Iniziamo con la preparazione, entriamo nel vivo, da cosa si comincia? Allora, la preparazione è semplicissima, la può fare qualsiasi casalinga. Quindi anche io? Sì, questo è un piatto studiato per chi ama il coniglio fritto, per renderlo un attimino più sfizioso, più particolare. Prima cosa si vanno a prendere i funghi cardoncelli, che è un fungo che trovi tutto l'anno. E noi nel nostro ristorante seguiamo tanto la stagionalità del prodotto. Essendo a chilometro zero, scusa, si chiama zero, e quindi mi sembra la condizio sine qua non, dicevano i nostri bisnonni latini. Quindi lui ci accompagna benissimo in tutte le preparazioni, perché è un fungo che non copre assolutamente i sapori, ha un profumo elegante, a differenza di altri funghi. E poi ti dico la verità, io è l'unico fungo che lavoro, perché lui non ha gli ospiti e io ho tanto paura degli ospitini che ci sono nei funghi. Gli ospiti sarebbero i parassiti del, sì, fungo? Sì, non ne parliamo, parliamo solo di cose io buone. Ne ho una paura. No, vai. Allora, vai libera, vai. Abbiamo panato bene, abbiamo bagnato bene il coniglio, ma abbiamo preferito innanzitutto prenderlo disossato, piace molto di più. Quindi bene. Lo paniamo bene, bene. Si bagna bene nell'uovo, lo passiamo per bene nella farina. Che bello. E viene poi messo nell'olio bollente, abbiamo scelto l'olio d'arachidi. Perché? Perché la frittura è un pochino più delicata. È leggermente più delicata e l'olio d'arachidi ha un punto di fumo più alto, quindi ti resiste. Posso aiutarvi? Certo che sì. Mi aiuto? Certo. Si continua con questo. Nel frattempo da questa parte abbiamo scottato un po' di rigatino. Il rigatino, pancetta che dir si voglia, scottato con un capellino di burro. Ah, così, eh? Sì, sì. Niente olio, in questa ricetta non c'è olio. Tranne ovviamente funghi, per la frittura. Tranne ovviamente per la frittura, però. Sì, l'importante è la frittura senza olio, eh. L'importante è dopo asciugarlo bene, non lasciarlo unto. Da questa parte abbiamo i nostri funghi che abbiamo saltato leggermente con vino bianco, che aggiungiamo ecco, ora. Ecco, vino bianco, il vino in genere, non nella cucina, con il cibo, oltre che per bere. Insomma, come vivanda, esalta anche per cucinare i sapori, eh? Sì, dà quella leggera sapidità, acidità ai piatti, che ti equilibra i sapori, i gusti. Poi evapora, no? Al momento evapora, della cottura, l'alcol evapora. Perfetto. Infatti l'abbinamento a quella crema di latte, appunto, della panna fresca e il vino nella cottura, dà al fungo quella leggera acidità che poi si ritrova nel contesto del piatto. Quindi è un piatto un po' composto. Questi cosa facciamo? Li cuociamo? No, friggiamo anche questi. Siamo tanti, quanti siamo? Siamo tre. Dai. Più si porta anche alla Patrizia, abbiamo detto. Certo, Patrizia siamo in realtà stasera, lei che aspetta. Siamo tanti, che lavoriamo tra redazioni. Perché ho paura che poi vengano tutti qui, perché bene. Con questa scusa della cucina di Tadà. Bene, comunque almeno si può dare anche l'indirizzo del ristorante, possono venire anche laggiù. Certo, siamo organizzati. Siamo organizzati vero? Ristorante Bistrò 00. Lo zero. Bello però, E dovresti vedere, dopo che l'hai visto dirai sì. No, non avete è capito, io bello. Vengo a mangiare da voi, questo è assolutamente una cosa chi certa. Si aspetta, non abbiamo solo piatti fritti, abbiamo anche ecco, piatti appunto, di verdure, dire, piatti avete vegetariani anche piatti un pochino più leggeri. Abbiamo piatti vegetariani, piatti più leggeri, i nostri piatti sono tutti fatti espressi e tutti assemblati in cottura. Quindi offriamo anche delle varianti per chi non mangia determinati tipi di alimenti. Quindi nel rispetto anche di magari chi ha allergie, certo. No? Esattamente come si sta facendo ora, che sono più preparazioni
alla fine è un piatto composto, quindi se magari non ti piace il prezzemolo, non gradisci il rigatino, possiamo magari non anche metterlo. Solamente se dà fastidio il glutine, questa si può evitare, questa si può evitare la farina col glutine e poterlo fare anche senza, quello non è un offriamo, esatto, anche quello offriamo le cene per le persone celiache. Se mangi senza glutine, questo, anziché usare una farina normale, usiamo la farina gluten free. La certo, gluten free, esatto. Bello il colore di questo fritto, eh? Se state guardando lo schermo, vedete che il colore del fritto è estremamente chiaro, cioè una doratura chiara, leggera, ecco, e poi perché si usa appunto del panno carta, sì, per asciugarlo. Per assorbire per bene, perché non deve assolutamente rimanere unto. No, anche perché non è tanto buono, poi no, si ammorbidisce fin troppo, se no con l'olio. Sì, lo rendiamo bello croccante. Lo facciamo asciugare per bene. Sì, sì, adesso. Ma io potrei fare una cosa che non si fa prima, certo, di impiattare, vista. Certo. Che... fate assaggiare un pezzettino di coniglio. Certo. Così, cioè, durante la preparazione, perché poi dopo si impiatta per bene, si mette tutto, certo, nel piatto. Ma siccome io sono un po' curiosa, un po' golosa di questi sapori, io diciamo non lo mangio spesso il coniglio. Prego. Perché non ne sono attirata, quindi ora vi do la dimostrazione che invece con questa fritturina è bollente. Sì. Come dicono le nonne e le mamme, soffia, soffia. Lo dico anche io al mio bimbo, Sono sicura che il coniglio così lo mangia anche lui. Tu ce lo porti? Ve lo porto, ve lo porto. Lui, ciccia è tutta uguale, per lui. Coniglio, ma il coniglio. Okay. Buono, buono. E ora cosa sta succedendo lì mentre io soffio? Nulla, qui abbiamo scottato leggermente i funghi e non vanno cotti, perché il fungo cardoncello è buono anche se lo mangi crudo. Ma quanto piace, è buono. Ora noi si è giocato prima parlando della pesantezza del piatto perché c'è la panna. In realtà questo non deve ritirare, non deve cuocere, deve semplicemente scottare in panna e vino, proprio per dare questa acidità. Ora da casa non lo possono sentire il profumo. Però qui sì, e quando poi quindi inventeranno... adesso è solo croccante, adesso lo tiriamo su e impiattiamo con questo. Quando poi inventeranno il diffusore dei profumi che passa nel video, attraverso il video, siamo rovinati, no? Un'esperienza sì, extrasensoriale, buonissimo, si scioglie in bocca, è molto tenera la carne, questo lo dico perché è facilissimo, avete visto, potete farlo anche a casa, basta usare i prodotti giusti, certo, i prodotti buoni, il coniglio buono, ripetiamo ancora una volta, i prodotti nostrani, la nostra Toscana ci offre delle meraviglie in fatto appunto di materie prime, quindi usatele, comprate i prodotti a chilometro zero. Ci offre dei prodotti allora, fantastici. Ecco. Posso portarti anche questo, Marcella? Sì, vieni. Vai, vai. Tu? Perfetto. A questo punto loro vengono scolati. Si crea una base, tanto hanno già preso il sapore di panna, vino, prezzemolo. Ecco. Adagiamo sopra il nostro piatto il coniglio fritto. Ragazzi, meraviglia. Perché lo scopo è prendere il coniglio e portare via anche la base dei funghi. Mettiamo a decoro il nostro rigatino croccante. Ah, no, rigatino croccante, scusa, brava. No, quello è caduto. Perdonami. Non importa, no, perdonami te. Zac. Assaggio. Buono, Mamma mia. Serve a dare colore, a dare quel tocco. Anche questo di... sempre chilometro zero, Certo. Tutto, a dare quel tocco di salato. E in più, per far vedere che il fungo cardoncello si può usare in tante maniere, abbiamo tagliato delle lamelline e le utilizziamo a decoro sui piatto. Nel piatto non è stato aggiunto sale perché c'è il rigatino che già dà una buona, un buon sapore. A questo punto mettiamo anche un po' di colore. Fiori. I fiori edibili. Ma si possono mangiare? A detta di chi li vende, sì. Sono fiori edibili. Fiori commestibili. Sì, sono fiori commestibili. Interessante, perché è un bel... Li mettiamo a dare un elemento... po' di colore. Il piatto di colore nel piatto, no? Però sì, se si può anche mangiare. Colore anche, guarda, sapore. Che carino. No, ma è stupendo. Non sembra neanche autunno su questo piatto, Anche se ci sono dei prodotti, insomma, stagionali. Ecco, lo ripetiamo sempre. Questo sembra un piatto, cioè, favoloso, Questo è... Guardate che meraviglia, no, ragazzi? Si trova praticamente da sempre. Nel momento in cui è stato ideato, dentro il bistrò, non è mai stato tolto.
va adesso per la maggiore? Stiamo lavorando sul nuovo menù che a breve uscirà. Ah, ditemi un po'. E ci sono delle grandi novità, abbiamo già messo. Noi praticamente con Marcella lavoriamo moltissimo sulla realizzazione e le caratteristiche dei piatti, perché comunque sia per noi un piatto deve emozionare. Nessuno va più fuori a cena per fame. Sacco. Si esce in convivialità per passare una bella serata. Neanche fame avere... però. Vabbè, insomma, ora. Però solitamente il ristorante la funzione è questa. Quindi il nostro intento è quello di dare emozioni, il connubio di più elementi contemporaneamente che devono dare emozioni. E stiamo lavorando su questo. Questo è un piatto che ti crea tanti passaggi di sapore in bocca, creandoti un'emozione. Coniglio fritto che è tipico toscano. È vero. Con l'aggiunta però di piccoli particolari che... Posso fare la finta esperta? Certo. La finta assaggiatrice? Certo. Allora, mi arriva una consistenza morbida e tenera di coniglio, accompagnata dalla morbidezza del fungo e dalla compostezza della pancetta leggermente scottata. Va bene? Ci abbiamo azzeccato, perché abbiamo fatto arrivare quello che abbiamo trasmesso nel piatto. Missione stra compiuta. Non è che cuciniamo per esperti, cuciniamo per chi tutti i giorni mangia e dobbiamo dargli delle sensazioni. Cucinare per l'esperto si limita per cucinare per pochissime persone. Questo deve essere il piacere di avere in tavola davanti, oltre all'occhio, sì, che fa la sua parte. Perché anche l'occhio vuole la sua parte, però quando mangi, oltre l'occhio, che è una parte sicuramente importante, perché mi va a un po' identificare anche la bontà stessa del prodotto, no? Perché se un prodotto è bello, se la frittura è fatta bene, cioè, lo vedi anche, se oltre a sentirlo. Se è bella all'occhio, difficilmente è cattivo al gusto. Ecco, appunto. Però, insomma, poi c'è anche la sostanza. Certo. E qui, in quanto a sostanza, tra materie prime, expertise, come lo chiamo io, perché naturalmente Federazione Italiana Cuochi, lo ricordiamo sempre, l'Associazione dei Cuochi Fiorentini e più le Lady Chef. Le Lady Chef. Sarebbero velocissime. Le Lady Chef sono le donne che finalmente riescono a farsi spazio in questo mondo prettamente maschile. Ecco. E vi garantisco che da uomo Marcella è fantastica. Il prossimo piatto che uscirà è fantastico, l'ha creato. Ed sì, è una cosa. Tornate qui a raccontarlo. È una cosa. Ho creato un piatto che ho tirato fuori nel ristorante come fuori menù e la gente mi fa tanti complimenti. Titolo e poi ci salutiamo. Tortellone di burrata su crema di lamponi, colatura di pecorino e julienne di melanzane. Bene, tornate qui a spiegarmelo un'altra volta. Adesso non c'è più tempo. Tadà torna domani. Linea alle notizie del TG38. A domani con Tadà. Grazie. Ciao. Ciao. Bravi.